Oggi, domenica fra l'ottava di Natale, la liturgia ci invita a considerare la famiglia di Nazareth come modello della famiglia cristiana, che è fondata sul matrimonio secondo la legge del Signore e non sulle convivenze o secondo le convenienze degli uomini. Il Figlio di Dio ha voluto incarnarsi e nascere in seno a una famiglia di innamorati. Ricordiamo che Maria e Giuseppe si amavano, i quali però amavano ancora di più il loro Signore, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutte le forze, secondo l'insegnamento ben noto ad ogni pio israelita. Questo amore per Dio li ha messi in cammino e in discussione, ma li ha resi anche saldi in tutte le prove della vita. E questo è il segreto di ogni matrimonio autentico e riuscito. Se ciascuno si mette in cammino e in discussione, perché ha preso sul serio le parole che oggi il Salmo 104 ci diceva: cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto. Sempre vuol dire ogni giorno fino all'ultimo giorno, perché Dio ogni giorno vuole aiutarci e istruirci, ma va cercata la sua volontà, di modo che il mutuo conforto del matrimonio non si trasformi mai in un dolore da trascinare. Dicevo anche che Maria e Giuseppe sono stati saldi in tutte le prove perché hanno avuto fede, e per fede si può fare ciò che con le nostre sole forze non riusciremmo mai a raggiungere. Nella prima lettura tratta dal libro della Genesi, Dio, prima di promettere ad Abramo una numerosa discendenza, chiede un atto di fede, vuole la sua fiducia. Per questo gli dice: non temere, Abram, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande. Fidarsi di Dio ci mette realmente in movimento per le scelte importanti della nostra vita, ma ci sottrae anche alle paure che paralizzano. Non temere, Abram, io sono il tuo scudo. Quanti timori oggi invece pervadono i giovani, specie riguardo al matrimonio. Se da una parte sono pieni di vitalità e progetti per il futuro, dall'altra temono per il precariato, temono il giudizio altrui, temono di lasciare la casa paterna o di essere lasciati dalla persona che amano. E per timore fanno scelte sbagliate. Il Signore dice a ciascuno: io sono il tuo scudo. Cioè, mi ricordo della mia alleanza e sono fedele alle mie promesse. Credici anche tu. Dunque, se uno non si sposa per paura del futuro, del lavoro precario che ha, delle malattie, della morte, della volubilità femminile, dell'immaturità maschile o di altre motivazioni simili, cerchi anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia e il resto gli sarà dato in aggiunta. Cercare il regno di Dio quando si è innamorati di una persona e si pensa al matrimonio vuol dire giudicare la persona, il futuro e la condivisione di tutto secondo la parola di Dio e non secondo le leggi dello Stato o le leggi del mio piccolo cuore. Lo Stato permette il divorzio, ad esempio, e il mio piccolo cuore può diventare duro e pretenzioso verso il mio coniuge, oppure può per debolezza cedere ad ogni richiesta dell'altro fino a diventare complice del suo peccato. Né lo Stato né il nostro cuore possono essere la garanzia della solidità di un amore. Allo Stato, in linea di massima, interessa la famiglia nelle campagne elettorali, per i voti che ne può ricevere, nei censimenti in vista della tassazione, per il servizio di leva. Oggi abbiamo anche superato questo interesse per il nucleo familiare perché sono di massimo interesse i dati personali per fini commerciali. Di noi, tramite telefonini e computatori, sanno tutto: gusti, abitudini, frequentazioni, acquisti, e conservano queste informazioni in banche dati da vendere al miglior offerente. La famiglia di oggi vale se spende, se viaggia, se investe e se segue il mondo e le sue indicazioni. Come ad esempio quella di non fare figli se già ne hai uno o due, o quella di averli a tutti i costi se non ne puoi avere. In un caso e nell'altro la logica è quella del mercato e dell'acquisto, non certo quella dell'amore e della fede.
Il rapporto dei due coniugi non include il rapporto con Dio e dunque finisce per essere un rapporto tra domanda e offerta, fortemente condizionati dalle ideologie neomalthusiane e materialistiche. Nella prima lettura, però, abbiamo sentito queste parole: Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Non quando tutto era perfetto e secondo il mio modo di pensare, ma nel tempo che Dio aveva fissato. Nasce il figlio della promessa. Oggi succede purtroppo che il tempo che Dio ha fissato per avere i figli lo si lascia passare distratti da altro e senza cercare il volto del Signore nel volto dei bambini. In teoria il cristiano ogni anno medita la bellezza della vita nascente proprio nel bambin Gesù, ma in pratica, tenute salve le belle eccezioni che ci sono di famiglie numerose, non si vogliono avere figli. Perché non si è pronti, perché è presto, perché devo ancora godermi la vita, perché non voglio mocciosi, perché ho paura di non essere un buon padre o una buona madre, perché non ce li possiamo permettere. Non temere, Abram, io sono il tuo scudo. Cari fratelli e sorelle, molti problemi familiari si risolverebbero se, per fede, ciascuno di noi vivesse il dono e il mistero della vita propria e altrui. Se per fede si arrivasse al matrimonio senza scambiare il senso con il sentimento e i bisogni superficiali con il fine del matrimonio, che è l'elevazione di entrambi. Mio marito è un dono di Dio per me e io giovo alla sua elevazione. Mia moglie è un dono di Dio per me ed io giovo alla sua elevazione. I figli sono un dono di Dio per entrambi e giovano ad elevare l'amore coniugale. Questo fu chiaro a San Giuseppe, fu chiaro a Maria, fu chiaro ad entrambi quando si stupivano delle cose che si dicevano di Gesù e quando fecero il ritorno in Galilea alla loro città di Nazareth. La lettera agli Ebrei diceva che per fede Abramo, chiamato da Dio, partì senza sapere dove andava. Auguriamoci dunque che per fede si celebrino i matrimoni, per fede si rinnovi ogni giorno il sì dell'uno all'altro e per fede non si tema di ignorare dove ci porterà questa scelta. Allo stesso modo auguriamoci che non si sposino in chiesa persone senza fede. A tal proposito cito un fatto accaduto tra Padre Pio e una penitente. Questa, dopo la confessione, gli disse: «Padre, mi dovrei sposare». Ed egli indagò: «È un uomo religioso?» Avendo capito dall'incertezza e dall'imbarazzo della donna che la risposta era negativa, tuonò: «Si vada a sposare una russa, non te!» Sia lodato Gesù Cristo.